Settembre, il mese dei nuovi inizi. La pelle ha un colore più dorato, le temperature iniziano a scendere, le prime castagne sfuggono ai ricci, le ore di luce diminuiscono e le foglie iniziano ad ingiallire. Ricominciano le scuole, si rientra al lavoro e ci aspettano una valanga di back to. Ricominciare, con buoni propositi, nuovi progetti, grinta e motivazione. La parola d'ordine è organizzazione, o meglio, imparare a gestire il proprio tempo per riuscire a fare tutto. Ma non preoccupatevi se non ci riuscite, l'importante è mettere il cuore in tutto ciò che fate. Qui ad esempio sono alle prese con le crepe. Questa volta ho utilizzato la farina di riso, volevo fare un esperimento, provare qualcosa di nuovo. Marmellata ai frutti di bosco, granola ai frutti rossi, e oggi abbiamo fatto una crepe alternativa. Ovviamente il caffè non può mai mancare nelle mie mattinate. Aggiungo un cucchiaino di ginseng e un goccino di latte. Raga, finalmente è settembre e io non potrei essere più felice di questo. Non è ancora autunno perché fa ancora caldissimo, però proprio il fatto che è settembre e si respira quest'aria di cose da fare, voglia di fare, e per me, devo essere sincera, l'inizio dell'anno è settembre, non è gennaio, non inizia tutto con il primo gennaio, ma per me inizia tutto con il primo settembre. Ditemi che non sono l'unica, che magari per tutta l'estate rimanda tantissime cose da fare a questo periodo, poi arriva puntualmente, tu dici cavolo, e adesso tutti gli impegni ti fissano. E adesso? Spero veramente che questo video possa spronare me e voi a porci degli obiettivi, raggiungerli e ad iniziare l'anno proprio con il piede giusto. Facciamo una bella colazione, nel frattempo rispondo ai vostri commenti, che come al solito siete meravigliosi. Queste crepe con marmellata e frutti di bosco e granola ai frutti rossi non è male, appunto perché dentro c'è il contrasto della granola che gli dà la croccantezza, però sul fattore farina di riso sento l'impasto un po' granuloso, non ve lo so spiegare, ovviamente è stato girato bene, amalgamato bene, ma è granuloso, non è quell'impasto bello compatto della crepe, quindi non mi ha proprio soddisfatto questa ricettina light con la farina di riso. Mi faccio una bella coda, visto che comunque ancora non è il momento di lavare i capelli, così posso andare a fare una bella skincare e una bella doccetta. Questo è l'outfit, camicetta azzurrina di Bershka con shorts di
Terranova. È un outfit ancora molto estivo, ma perché semplicemente sta facendo ancora caldo. Per una volta sono andata nel giusto ordine, perché di solito prima mi trucco e poi mi vesto. Questa volta mi sono vestita, adesso passiamo al make-up, perché almeno così non sporco la camicetta una volta che la devo indossare e sono già truccata. Così invece è perfetto. Anche se sono ancora abbronzata e non so come, perché raga, quest'anno non sono mai andata al mare, a parte una volta, ma tipo verso l'ora del tramonto, però utilizzo comunque il fondotinta, perché questo è un fondotinta che poi alla fine si uniforma con l'incarnato e non si nota lo stacco. Infatti dice che è un fondotinta a copertura totale che uniforma l'incarnato giorno dopo giorno. Fantastico, dura 32 ore ed è matte, quindi non lascia lucidità sulla pelle. Parlando appunto dell'Infallible di L'Oreal, è uno dei miei fondotinta preferiti. Sicuramente l'effetto adesso sarà super coprente, ma dopo, vedete, sembra tipo che stia mettendo qualcosa di super bianco, ma vi garantisco che dopo un po' si uniforma veramente con l'incarnato. Ora utilizzo due tipi di concealer, il primo più scuro che è quello di Astra Natural e il secondo di Tarte in una colorazione direi quasi bianco, gesso, e vado a creare il mio contouring. Sopracciglia con il gel trasparente di Essence e per definirla ancora meglio utilizzo il mio concealer di Tarte bianco. Invece per quanto riguarda il blush, avevo questa crema Age Perfect della L'Oreal che è già colorata al suo interno, infatti è rosé crème con all'interno una protezione 20. Siccome avevo il blush dell'Astra praticamente tutto sbriciolato, io l'ho unito alla crema rosé ed è venuto fuori un vero e proprio blush in crema. Guardate. Ora vado con la terra di L'Oreal a creare una sfumaturina qui nella piega dell'occhio. Faremo il mio solito make-up molto naturale, molto basic da tutti i giorni. Eyeliner marrone, questo qui di Makeup Revolution, sulla palpebra non metto nulla. Tanto tanto mascara sopra e sotto, utilizzo il My Toy Boy, anzi no, il My Happy Toy di Diego Dalla Palma. E utilizzo questa lip liner di Essence. Io ho il mio trucchetto per definire le labbra, ossia faccio una X. Di Essence alla cannella, quindi dai toni nude naturali, e andrò a miscelare insieme alla matita. Fisso il tutto con l'acqua termale di Uriage, quindi non utilizzo un fissante spray vero e proprio, ma l'acqua termale. Utilizzo il profumo Ninfea di Monotem Venezia. È vero che ho già messo il deodorante, il profumo, il muschio bianco, però faccio un mix di tutto oggi. Tra l'altro è un profumo veramente fresco, estivo. Non so, è un floreale fresco. Orecchini di Parfois. Adesso, visto che il video di oggi sarà un video di back to, che potrebbe essere per molti di voi un back to school, quindi io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo per quest'anno. Per molti è un back to work, quindi un ritorno al lavoro, un rientro al lavoro. Qualunque sia il vostro rientro, vorrei mostrarvi intanto i miei acquisti e poi fissare insieme i nostri obiettivi, pianificare l'anno. Ecco, quello che generalmente, come vi dicevo, si fa a gennaio, io preferisco programmarlo a settembre perché per me settembre è l'inizio di tutto. Uno degli acquisti che ho fatto quest'anno è questo zaino con le palme molto estivo, ha questo
questa tasca qui in basso molto capiente, questa apertura dentro è fucsia, raga, stupendo, lo adoro, e quest'altra apertura qua sopra. È uno zaino molto molto capiente. A me lo zaino in realtà non serve, però io questo l'ho acquistato per stare fuori una settimana, quindi questo sì è un acquisto scolastico, ma io ne ho fatto un altro utilizzo. Visto che mi piaceva tanto, abbinato, ho preso l'astuccio. Io all'interno ci ho messo i medicinali perché quando esco fuori casa devo avere tutto a disposizione. E proprio per avere tutto il completo abbinato, ho preso anche questo diario agenda. Lo utilizzo a mo' di planner, ma è un'agenda, tutti i miei impegni, eccetera. Ma come questo, adesso vi farò vedere che ne ho tantissimi. Infatti, altro diario agenda 2023-2024 che ho acquistato è questo qui di vellutino con le palmette dorate. È tutto dorato, vedete? E anche questo viene utilizzato a mo' di planner, quindi per scrivere eventuali appuntamenti, cose da fare, eccetera. Diciamo che mi è proprio una passione perché come planner, parliamoci chiaro, ne basta uno, ma a me piacciono talmente tanto che mi sono riempita di queste cose. Questo ad esempio non è di quest'anno, è un planner dell'anno scorso, tutto di ecopelle rosa. Qui ha delle tasche per metterci tutte le foglietti, post-it, cose. E ovviamente questo l'ho strausato. Altra agenda che ho acquistato è questa qui color Tiffany, ha l'elastico, ha gli anelli dorati, tutti dei fiorellini dorati sulla copertina rigida e qua si possono scrivere ovviamente tutto quello che volete, dati personali. Mi piaceva tantissimo il colore perché io adoro il Tiffany. Alla fine dell'agenda c'è anche un righello morbido, vedete? Altra cosa che ho acquistato, ma questa è un po' più per tenere la contabilità, diciamo così, è questa che non è un'agenda, ma è un, fate conto, un salvadanaio, dove all'interno scrivete le vostre entrate, le vostre uscite del mese, poi durante l'anno potete fare tutto il conteggio e quindi il bilancio di come è andato economicamente il vostro anno. Può essere utilizzato appunto come un salvadanaio perché ogni tasca corrisponde a delle cose, insomma, che ne so, volete mettere da parte i soldi per la macchina, per acquistare la macchina e iniziate a mettere dentro la vostra copertina, macchina e mettetevi i soldi. È una specie di salvadanaio e agenda della contabilità, utilissima per mettere da parte i soldi per tenere sotto controllo le entrate e le uscite. Altra cosa utilissima che sto utilizzando praticamente tutti i giorni è questo block notice. To-do list, ossia di cose da fare. All'interno, infatti, potete mettere la data del giorno e spuntare tutte le cose che dovete fare, che avete già fatto. Io, che sono una smemorata totale, questo per me è utilissimo perché mi dà modo, oltre che di ricordarmi tutto quello che devo fare, anche di avere la soddisfazione di spuntare le cose che ho fatto. In questo modo mi dà proprio l'idea dell'obiettivo raggiunto. Giornaliero ovviamente. Poi ho acquistato questo quadernone, vedete, sempre con l'elastico, ha la copertina plastificata con le palmette, dentro è a righe normali. L'ho preso più che altro per segnare all'interno tutti i video che voglio fare. Io segno praticamente tutto, quindi se ho intenzione di fare un determinato video lo scrivo sul quaderno, mi appunto tutti i punti, diciamo, salienti del video che voglio fare. Come potete notare, adoro l'organizzazione, essere super organizzata. Altra cosa che ho acquistato è questo organizer, quindi all'interno ci sono planner, agende, colori, pennarelli, penne. Queste qui sono le tipo quelle della Stabilo, a punta sottile di tutti i colori, pennarelli a doppia punta fine e spessa, e altra serie di pennarelli di tutti i tipi, di tutti i colori, perché comunque quando scrivo, organizzo qualcosa, mi piace che sia super colorato, almeno mi rimangono più impresse le cose. Qui ho tutti i miei bigliettini da visita e poi ho anche una passione per le penne. Guardate che carina questa con il diamantino sulla punta. Ne ho diverse, più sono particolari, più mi piacciono. Serie di mini evidenziatori di tutti i colori, dai più accesi a quelli pastello, e altra serie di evidenziatori. Questi sono di un formato un po' più grande. Questa invece è una cosa vecchia, però voglio mostrarvela perché fa sempre parte dell'ambito cartoleria.
È un wellness journal, ossia un quaderno del benessere dove all'interno si può scrivere appunto il pensiero positivo del giorno. È una specie di diario della gratitudine in cui si scrive per cosa si è grati durante la giornata. Io adoro queste cose perché mi piace appuntare tutto, appunto utilizzare penne colorate, dedicarmi a queste cose per me sono molto molto rilassanti. Altro planner. Questo invece è rosa, sempre con gli anelli dorati, con questa copertina effetto marmorizzato. Si possono pianificare le cose mese per mese e settimana per settimana. Alla fine ci sono degli adesivi. L'ennesimo planner, se ci avete fatto caso, ne ho soltanto uno color Tiffany, il resto è tutto rosa perché sono ossessionata dal rosa. Questo ha l'elastico, la copertina e le copelle. Anche qui all'interno abbiamo una serie di adesivi carinissimi da utilizzare. Infine, un po' più particolare, ha la copertina plastificata dove all'interno si può mettere qualunque cosa, anche una fotografia, insomma, si può personalizzare. E anche qua adesivi, i vari mesi divisi da questi, come si chiamano questi cosetti, vabbè. Ogni mese ha una tasca, che qui si possono mettere cose. E alla fine del planner abbiamo anche qui un righello e una tasca plastificata dove poter mettere, non so, post-it, foglietti. Sono stracolma di planner, ora non mi resta che sceglierne uno e riempirlo. Ho scelto di utilizzare questo planner, quindi con la copertina e le copelle. Let's plan. Qui abbiamo tutti gli adesivi. Start planning. E qui abbiamo tutte le varie settimane vuote, quindi anche da numerare come giorni. Scelgo una penna colorata. Lunedì 11 possiamo scrivere intanto che è l'inizio della scuola. Per molti, non per tutti, però. E direi di aggiungerci anche un bel in bocca al lupo, perché no? Mettiamo anche questo bel adesivo con i libri. Ad esempio, mio fratello inizia la scuola proprio lunedì 11. La cosa che mi devo ricordare il mercoledì è il mio appuntamento fisso con la psicologa. Direi di mettere un bel cuoricino perché è il mio momento di benessere. Altra cosa che mi devo ricordare è giovedì il mio appuntamento con il dentista. Qua ci mettiamo un piccolo fulmine, ma perché diciamo che non è proprio piacevole il dentista, ma è una cosa che va fatta. Praticamente, piano piano pianifichiamo tutta la settimana con i nostri appuntamenti e cose da fare. Questo per quanto riguarda i promemoria. Qui possiamo fare invece un resoconto del mese. Infatti, qua direi di mettere i buoni propositi per il mese di settembre. Tra uno dei buoni propositi di questo mese c'è sicuramente iscriversi in palestra. Poi vedremo se sarà palestra, nuoto, Pilates, che cosa, poi lo vedremo, ma qualcosa per il mio benessere psicofisico lo devo assolutamente fare. Altro buon proposito per questo mese è iniziare un corso di inglese, perché è una cosa che dico da tanto tempo, ma non ho mai iniziato, vorrei prenderla veramente sul serio e dare una svolta al mio inglese molto molto basic. Infine, tra gli obiettivi c'è quello di riattivare bene tutti i social. Quindi, oltre a fare video qui su YouTube, essere più attiva anche su Instagram, TikTok e i vari social. Questo per quanto riguarda gli obiettivi del mese di settembre. Infatti, qua scriviamo settembre, perché poi comunque ci sono anche obiettivi, che riguardano proprio l'anno 2024, tra questi magari ci mettiamo cose un po' più importanti. Poi abbiamo questo blocchetto di cose da fare. Questo lo utilizzo più che altro per costruire delle routine giornaliere, quindi tutte cose da fare ogni giorno. Qua costruisco proprio le mie routine. Scriviamo la data di oggi e poi scriviamo una serie di cose da fare, ad esempio pulire la mia stanza, andare dalla sarta, dedicare un momento alla meditazione o alla preghiera, preparare il pranzo,
E così via. Poi man mano che faccio tutte queste cosine, spunto con una X e quindi mi dà proprio l'idea dell'obiettivo raggiunto. Questi ovviamente sono piccoli traguardi giornalieri, ma scriverli, non so, mi dà proprio l'idea di aver avuto una giornata produttiva. E a proposito di organizzazione, planner, creare delle routine, volevo consigliarvi un'app molto molto carina che è Me Plus. E all'interno trovate appunto già delle routine preimpostate, potete proprio costruire la vostra. Quindi dal vostro risveglio, quello che fate durante la giornata e poi spuntare anche in questo caso i diversi obiettivi raggiunti. Avete delle routine di studio, se studiate, delle routine di relax, se appunto volete passare una giornata all'insegna del prendervi cura di voi stessi, leggere, disegnare, dedicarvi ai vostri hobby, non so, delle vere e proprie morning routine come quella che avete visto mia di stamattina, e anche delle night routine, delle routine per pulire la casa. Vi dà, non so, quel senso di ordine mentale per inquadrare bene la vostra vita e riuscire a svolgere bene tutte le faccende, tutte le cose. Se non vi viene ovviamente automatico farlo, quest'app sono molto molto di aiuto. Io spero veramente che questo video vi sia stato utile, vi abbia dato la giusta carica per affrontare insieme l'anno che è appena iniziato, perché secondo me l'anno inizia a settembre, ve lo ripeto. Fatemi sapere nei commenti qua sotto quali sono i vostri obiettivi per quest'anno e volevo chiedervi anche un consiglio, già che ci siamo, fatemi sapere se secondo voi dovrei cambiare, non so, il banner qua sopra oppure l'intro, insomma, stravolgere un pochino anche il canale mettendo delle cose nuove. Fatemi sapere se vi farebbe piacere, se secondo voi dovrei cambiare un po' le cose. Io vi auguro un in bocca al lupo per quest'anno, qualunque cosa abbiate iniziato, che sia scuola, lavoro, università, eccetera. Seguite sempre i vostri sogni, i vostri obiettivi e forza, mettetecela tutta perché vedrete che piano piano, con costanza, giorno dopo giorno, vi avvicinerete sempre di più alla meta. Io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo qui ogni settimana con nuovi video.